Stendi la tua mano su di noi, Signore. Alla persona che è vicino a te, Dio oggi vuole parlarti. Apri le orecchie, puliscele. C'è una differenza tra ascoltare e comprendere. Amen. Tu puoi ascoltare qualcuno. Anni fa io facevo un gioco per far capire la differenza tra ascoltare e comprendere. Oggi lo rifarò perché da molto che non faccio, noi dobbiamo ritornare all'origine. Lili, vieni qua. No, puoi essere anche là. So how many of you really like being here? Et qu'est-ce que vous avez fait hier? Ah bon? Chi ha ascoltato quello che ha detto la Lily? Chi ha compreso quello che ha detto la Lily? Cosa ha detto la Lily? Gion? Che cosa abbiamo fatto ieri? E prima se siamo contenti di essere qui. Perché Gion lo sa, secondo voi? Non solo perché è intelligente, ma perché lui conosce quelle lingue. Allora, è ovvio che noi possiamo ascoltare tante cose. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, se non siamo sordi, l'ascoltiamo. Però non sempre noi la comprendiamo. Gesù nel Vangelo di Matteo dirà che quando noi ascoltiamo e non comprendiamo, il diavolo viene e ruba quella parola dai nostri cuori. Per questo ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio dobbiamo essere certi di comprenderla per poter metterla in pratica. C'ho la L moscia. Amen, siete d'accordo? Bene, allora io voglio che possiate comprendere la parola che predicherò oggi in Genesi, a capitolo 13. Dio ci ha detto di tornare a predicare sulla fede e noi vogliamo predicare sulla fede. Io sto pregando in questi giorni, sto prendendo delle vecchie cose, vecchi studi, leggendo vecchi libri, perché a volte noi dobbiamo ritornare a quello che Dio ci ha dato all'origine. E io so che quello che ha cambiato la storia della mia fede era camminare in una visione di fede. Quando noi abbiamo Dio che sta parlando con Abramo, al capitolo 13 verso 14 dirà così: il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora, dite con me, ora, alza ora, di alla persona che è vicino a te, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, dite con me, dal luogo dove sei, dal luogo dove sei oggi. Di là il tuo vicino, alza ora gli occhi dal luogo dove sei oggi e continua a settentrione, nord, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora, qua c'è un principio spirituale fantastico. Tutto quello che tu puoi vedere, quello è tuo. Quello che Dio ha detto ad Abramo è: Abramo, quello che tu riesci a vedere, quella terra è tua.
E gli ha detto anche delle cose interessanti che abbiamo dichiarato. Prima alzati ora per vedere. Ora, in questo momento della tua vita, in quello che tu stai facendo, nel momento che tu stai vivendo, buono o cattivo dove sia, il Signore dice alzati. E alzati perché molte volte quando noi siamo seduti in una posizione così rilassata, noi vediamo solo quello che abbiamo, però dall'alto, io adesso sono dall'alto, se io ero qua, alla vostra altezza, io avrei visto solo le persone che riuscivo a vedere, a meno che alzassi gli occhi. E qua Dio sta dicendo alzati, il titolo di questa predicazione è alzati dentro, perché dentro di noi, che dove le cose succedono nella nostra mente, nei nostri cuori, noi dobbiamo alzarci, andare oltre a quello che noi riusciamo a vedere, aprire gli occhi, e qua dice guarda da là dove sei, esattamente nella posizione dove ti trovi adesso, cos'è che tu riesci a vedere? Sta dicendo guarda dovunque, sopra, sotto, ai lati, che cosa tu riesci a vedere per la tua vita? Fatti questa domanda e datti questa risposta. Che cosa tu riesci a vedere? Là davanti, che cosa tu riesci a vedere per la tua vita? Cosa c'è là davanti nella tua vita? Cosa farai tu là? Cosa puoi fare in generale? Cos'è il piano di Dio per te? Che cosa Dio vuole da te? Ognuno di noi è stato creato con un proposito, con uno scopo nella vita, che non è solo quello di sposarsi, fare i figli, lavorare, diventare ricchi e andare in vacanza d'agosto. Amen? Non è questo. Non c'è bisogno di conoscere Dio per fare questo. E la gente lo sa, perché chi vive così vive comunque un momento noioso. Perché tu inizi a crescere e da piccolo inizi a dire che bello, voglio essere le ragazze, le maestre, i calciatori, gli uomini, non lo so. Poi cresci e inizi a studiare e pensi che studiando qualcosa succederà. Poi finisci gli studi e ti manca ancora qualcosa. Allora pensi mi devo sposare e poi ti sposi. E quasi lo vuoi lasciare o la vuoi lasciare perché non riesci a riempire profondamente quel buco che c'è dentro di te. E dici, mi sarò mica sposata la persona sbagliata? No, è che nessuno può riempire questo, solo Dio, Lui ci ha creati per essere riempiti da Lui, il famoso buco nel cuore a forma di Dio. E se noi non troviamo il Signore, noi continueremo a cercare nel lavoro di qua, a destra, a sinistra. Quindi ognuno di noi ha uno scopo nella vita. E la domanda è, tu cosa riesci a vedere per te? Tu, oggi, là dove ti trovi, in Italia, Milano, seduto qua la mattina nel Teatro Derby, che cosa riesci a vedere per la tua vita oggi? Perché vi voglio dire questo? Perché in questo principio Dio ha detto ad Abramo, là dove sei, alza gli occhi, quello che puoi vedere, Abramo, quella terra è tua. E noi non riusciremo mai ad avere nella vita quello che noi non crediamo di poter avere. Quello che noi non riusciamo a vedere, e quando noi riusciamo a vedere qua dentro, non qua fuori, qua dentro, chi siamo e che cosa noi possiamo fare con gli occhi di Dio, noi sicuramente allargheremo i nostri confini e faremo molto di più di quanto immaginiamo o pensiamo, perché scopriremo che l'opera di Dio già opera in noi. C'è un altro esempio che voglio che vedete con me, Seconda Re capitolo 2. Verso 9, Seconda Re 2:9. Qua noi troviamo Elia e Eliseo. Elia, grande profeta di Israele, che sta per lasciare la terra. Sapete che Elia non è morto, è stato rapito in cielo con un carro di fuoco. Lo so che sembra una storia, ma è così. È la storia. E Eliseo, che era un profeta che lo seguiva, Eliseo voleva essere come Elia. A un certo punto, alla fine della strada di Elia e Eliseo insieme, Eliseo serviva Elia. Guardate come Dio sceglie le persone. La Bibbia dirà che Eliseo versava l'acqua nelle mani di Elia. Quindi l'attitudine di Eliseo era un'attitudine di servizio, perché lui voleva essere un grande profeta. E qua dirà così nel verso 9, quando furono passati, Seconda Re 2:9, quando furono passati, Elia disse a Eliseo, chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose, ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse, tu domandi una cosa difficile, tuttavia se mi vedi quando sarò rapito,
ti sarà dato quello che mi chiedi, ma se non mi vedi, non ti sarà dato. Allora lui gli ha detto, se tu riesci a vedermi, perché? Perché lui voleva essere un profeta, e un profeta è una persona che vede nel mondo spirituale. Allora ha detto, se tu avrai questi occhi, gli occhi per vedere nel mondo spirituale, sì, tu sarai, tu verrai dopo di me. E che cosa dice la parola di Dio? Che i nostri occhi devono riuscire a vedere molto più in là di quello che i nostri occhi umani vedono, perché gli occhi spirituali è ciò che Dio vede, come Dio ci vede. Allora io so che è importante, prima di tutto, che ognuno di noi abbia un'idea sobria di se stessi. Dite com'è, devo avere un'idea sobria di me stesso. Cosa vuol dire un'idea sobria di se stessi? Vuol dire sapere chi tu sei, né troppo poco, ma sobria, cioè essere chi tu sei e riuscire a vederti per quello che sei. Non c'è bisogno di usare la falsa umiltà, perché alcuni sanno di fare delle belle cose. Per esempio, se io guardo Maurizio e dico, che bella voce che hai, lo fa come lavoro, lo sa, sai di avere una bella voce. Non è che dirà, allora, la falsa umiltà è questa. Ah, è stato il Signore. Sì, quello l'abbiamo capito. Però a coscienza di avere una bella voce, quindi dice grazie, non è un problema, non è orgoglio. Però se invece lui avesse una voce orrenda e credesse di avere una bella voce e si presentasse qua per fare il doppiatore o l'attore e noi dicessimo oddio, allora quella non sarebbe un'idea sobria di se stessa, della sua voce. Quindi ognuno di noi deve scoprire chi siamo. Alcuni di noi, tutti, capita a tutti, abbiamo a volte un'idea al di sopra, cioè pensiamo di essere qualcuno che non siamo. E come facciamo a sapere se siamo qualcuno che non siamo? Dalle cose pratiche che facciamo, perché se le persone dicono una cosa e fanno quella cosa, probabilmente queste persone hanno un'idea sobria di loro. Amen? Se una persona dice io ho fede, ma nel momento che deve esercitare fede piange, fugge, non crede, quella persona ha fede o non ha fede? Non ha fede, però credeva di averla. Noi troviamo un esempio biblico, Pietro, vi ricordate Pietro? Gesù parla con Pietro e Pietro dice, Signore, dove andremo senza di te? Solo tu hai parole di vita eterna. E il Signore dice, alcuni di voi mi tradiranno. No, io mai. Non lo farei mai, una persona così brava come me, io ti seguo, io sono quello che c'è sempre, conta su di me. Non ha detto così Pietro? Però cosa è successo quando davvero hanno messo Pietro alle strette? La Bibbia dirà così, che lui non solo ha detto, io non ho mai visto Gesù, ma dice, lo ha detto bestemmiando. Potete immaginare? È come se io sono qua e dico, Gesù, Gesù, sì, seguiamo, dai, io seguo Gesù, amo Gesù, la 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 la. C'è una persecuzione e voi mi sentite dire, io Gesù, teatro derby, predicavo il Vangelo, mai fatto, e inizio a bestemmiare il nome di Dio. Cosa avresti pensato sentendo questo? Pensa a te questa qua! È così che è successo con chi ha visto Pietro, ha fatto questa figuraccia qua. Però quando lui ha detto a Gesù, io ti seguirò, non ti lascerò mai, solo tue parole, lui ci credeva. Amen. Solo che non aveva un'idea sobria di se stessa. Lui credeva di essere fortissimo, bravissimo, ma non lo era. E sono i momenti difficili che ci aiuteranno a capire chi noi siamo. Perché sono i momenti difficili dove noi tiriamo fuori la nostra fede. Quindi uno dice, sì, ma allora quando muore qualcuno, per esempio, la prima cosa che diciamo se siamo credenti è, mi dispiace, però il Signore è con te, tua mamma è in paradiso, non preoccuparti. È facile, no? Perché se andà qua, la mamma di un altro è morto. Però noi scopriremo se crediamo davvero che Dio è con quella persona e così via, quando succede a noi. E allora scopri, ma non sempre scopri che sei meno. A volte scopri che sei anche di più, dici, pensavo di morire. Io mi ricordo mia sorella quando è morto mio padre, dove lei mi diceva così, ma secondo te io sono normale? E dicevo, scusa, perché? Perché mi dispiace, però una pace sovrannaturale. Io dicevo, è Dio. E lei diceva, è incredibile. E ha scoperto in quel momento di avere più fede, perché ha immaginato, ho pensato che quando morisse qualcuno nella mia famiglia io mi sarei strappata i capelli e non mi sarei mai data pace, invece no.
Invece ne parlavamo e abbiamo scoperto fede. Quindi nei momenti difficili tu puoi scoprire chi sei davvero, ma è importante, prima cosa, per poter riuscire a vedere bene, avere un'idea sobria di chi noi siamo, umanamente parlando. Dopodiché, la seconda parte, il secondo step è avere un'idea di chi Dio pensa che noi siamo. Tu sai che molte volte tu pensi di non valere niente, ma nella Bibbia Dio dice che tu hai un valore pazzesco? Valli così tanto che Dio ha dato per la tua vita il suo figlio sulla croce e ha detto pago per te e ha dato Gesù al cambio della tua vita. Immagina quanto valli tu. Dio sta dicendo il mio figlio Gesù è la cosa più preziosa che ho in assoluto. Chi ha un figlio può immaginare quanto debba essere difficile dare il tuo figlio per una persona cattiva, perché a volte ha dato anche per quelli cattivi. Quindi Dio sta dicendo il tuo valore è così immenso che io do il mio figlio per la tua vita. Per questo ogni volta che tu dici io non valgo niente, tu stai calpestando il sacrificio di Gesù e stai mancando di fede e stai disonorando chi Dio ha fatto, che sei tu. Quindi di alla persona che è vicino a te, da oggi inizia a dire che sei prezioso. Non permetterti più di dire che non vali niente. Il tuo valore è immenso. Dio dice nel Salmo 139, io ti ho fatto in un modo stupendo. Allora tu non puoi continuare a dire, ah sì, però io, anche se non ti piace adesso il tuo fisico, Dio ti ha fatto in un modo stupendo, poi ci devi lavorare, però non ci puoi parlare male, perché Dio ti ha fatto in un modo stupendo. È tutto stupendissimo se noi guardiamo tutte le cosine che funzionano. Tu e io dici, ah, devo andare in bagno e funziona tutto. E solo quando non funziona, noi ci accorgiamo quanto era meraviglioso quando funzionava. Amen. Anni fa noi eravamo in Amazzonia, c'era anche la Diana e Andrea con me, e siamo andati in questo posto, in questa riserva naturale, molto bella, si prendevano i pesci così con tipo un chicco di mais, facevi così, tutto fantastico, e ci hanno detto di bere tanta acqua, però l'acqua era un po' marrone, io non ho bevuto. E ho iniziato a stare non male, malissimo, mentre loro pescavano io ero così. Però c'ero, sono andata a pesca. Allora ho cercato di bere la Coca-Cola, però non riuscivo, ormai stavo così male che abbiamo dovuto andare in un ospedale da campo, insomma un caos là in Amazzonia. E io non riuscivo ad andare in bagno, logicamente perché non avevo bevuto niente. E hanno scoperto che avevo un calcolo renale là, alla fine del mondo. C'era il mimiografo, non so se vi ricordate, una roba dove facevi così a mano e veniva fuori il disegno. E io mi ricordo che la prima volta che sono stata liberata da questo, che avevo già preso l'aereo da un'altra parte, ospedali vari, io da allora, vi può sembrare strano, ogni volta dico, Dio grazie che funziona tutto. Perché noi ci accorgiamo che siamo perfetti solo quando qualcosa non va. Però la Bibbia dice che Lui ci ha fatto in un modo stupendo. Noi non possiamo svegliarci pensando che non sia così. Noi non possiamo continuare a parlare male di noi. Allora, l'immagine naturale che abbiamo è magari il naso storto. Non mi piace il mio naso. Benedice Dio per tutto quello che tu hai. Perché anche se hai un naso storto, funziona. Amen. E poi vabbè, ci possono fare anche dei lavori oggi per mettere a posto il naso storto. Ci puoi sempre dare dentro. Dio comunque, qual è la sua visione di te? Immaginiamo Dio vedendo noi. Lui guarda e ti dice, ogni mattina, sei bellissima. Allora ogni volta che guarderai allo specchio alla mattina, quando la faccia è tutta scombinata, i capelli così, l'orecchio al posto della bocca, e ti verrà da dire, oh, tu guardi e dici allo specchio, Lear, bugiardo. Dice, smetti di raccontarmi delle bugie. Dio mi ha fatto in un modo stupendo. Io sto scherzando con voi, ma voglio dirvi che se noi non entriamo nella visione della Bibbia, sarà molto difficile che viviamo nella fede e che riusciamo a vedere con uno sguardo che va molto più in là. Perché noi ci limitiamo. Allora ci limitiamo dicendo, io non posso fare questa cosa. Quante volte ho chiesto a qualcuno, ho detto, vuoi fare una preghiera? Risposta.
No, io non ce la faccio, io sono incapace di fare una preghiera. Vuoi leggere questa cosa? No, è impossibile, io proprio non sono nato per leggere, poi beh, non so, mi verrà. E noi ci diamo dei limiti, ma Dio ha detto così. Guardate cosa Dio pensa di noi. Tutto è possibile per coloro che credono. Tutto. Se Dio ti metterà davanti qualcosa da fare, anche se tu non lo sai fare, se è Lui che ti ha chiamato a fare, Lui ti farà fare quella cosa. Non si sa come, ma ti darà saggezza e intelligenza. Allora alcuni non credono di essere intelligenti, perché sono cresciuti magari sentendo che non lo erano, o magari non hanno avuto istruzione abbastanza e dicono no, non so se sono intelligente. Guardiamo lo sguardo di Dio. Efesini capitolo 1 dice: Dio in Cristo ti ha dato tutta l'intelligenza e tutta la sapienza, quindi non permetterti di dire che tu non sei intelligente, stai offendendo l'opera di Dio. Lui ha detto: io ti ho dato intelligenza, io ti ho dato saggezza, tu sei saggio e sei intelligente. Allora se noi continuiamo a vederci con la nostra visione è limitata e ridotta, molto. È vero che alcuni hanno un'idea al di sopra di se stessi, questo può arrivare anche alla malattia. Però noi dobbiamo comunque ogni giorno scegliere, perché abbiamo fede, di essere chi noi siamo in Cristo. Io non sto parlando senza Cristo, perché senza Cristo la gente non ha un'intelligenza e una sapienza, è una promessa solo per i credenti. E vi voglio dire altro, nella Bibbia ci sono delle promesse per coloro che credono, non per tutti gli esseri umani. E tu sei privilegiato, la Bibbia dirà che tu sei erede. Eredi, sapete cosa vuol dire essere un erede? Sei eredi di Cristo, in Dio. Eredi di Dio, in Cristo. Sapete cosa vuol dire? Che tutto quello che Dio ha nelle mani, dal momento che tu hai accettato Gesù nella tua vita, hai scelto di vivere secondo la Bibbia, tutto quello che Dio ha nelle mani diventerà tuo. Che cosa Dio ha nelle mani? Ha la vita Zoe, la vita abbondante. Che cosa Dio ha nelle mani? Tutta la fede l'ha inventata. Che cosa Dio ha nelle mani? Tutto l'amore, tutta la grazia, tutto il perdono. È per questo che quando noi facciamo un patto con Cristo, sapete quando i partiti in Italia, tipo i partiti blu, verdi, gialli, che sono piccoli così, d'un tratto si uniscono ai partitoni, secondo voi perché lo fanno? Per essere qualcuno e per avere una forza che non hanno, giusto? Ecco, quando noi ci uniamo a Cristo è la stessa cosa. Io non ho forza per perdonare, ma io sono unita a Cristo e dico: Signore, mi dai il perdono. Io non ho forza per amare, però mi sono unita a Cristo. Signore, mi dai l'amore. Io non ho forza per andare avanti, però dico: Signore, mi dai la forza per andare avanti. E perché sono unita a Cristo riesco a perdonare, ad amare, a camminare in un modo sovrannaturale. Io non riesco a fare il sovrannaturale da solo, ma dico: Signore, mi fai fare il sovrannaturale. E allora io inizio a fare il sovrannaturale. Questo è essere in comunione, è avere un patto con Lui. Lui sulla croce ha deciso di fare un patto con noi. Io e Lui siamo insieme. Per questo troverai nella Bibbia questa parolina: noi in Cristo abbiamo ogni promessa. Noi in Cristo, che cosa vuol dire? Dal momento che ci siamo uniti a Cristo. Allora se noi non ci uniamo a Cristo, noi non abbiamo tutte le promesse che la Bibbia dice. Non è per tutti, dillo al tuo amico, non è per tutti, è solo per coloro che hanno accettato Gesù nella loro vita. È solo dal giorno che tu inviti Gesù e dice: io voglio fare un patto con te, io voglio seguirti, io voglio che tu sia il mio Dio. E sapete, è quello più forte che tira il carro. Amen? Ti devi svegliare ogni mattina così: io sono un privilegiato. Perché lo sei? Perché hai fede. Avere fede in questo mondo è essere privilegiati. E poi devi fare un'altra cosa. Devi camminare sapendo che la grazia di Dio è su di te. L'angelo ha detto a Maria: salve, piena di grazia. Sapete cosa vuol dire? Piena del favore divino. La Bibbia dice che in Cristo noi abbiamo la grazia di Dio sulla nostra vita. Sai che cosa vuol dire? Che invece di sentirti, in Italia c'è una parola brutta, sfortunato, invece di sentirti così, quello che gli va male tutto, se tu avessi fede davvero in quello che dice questa parola, ogni mattina ti alzeresti pensando: io sono pieno della grazia di Dio. Sapete, questa mattina io sto predicando questa parola perché io sono piena della grazia di Dio. Letteralmente, io questa mattina sono andata, ero
Sono stata a Bari, a Bisceglie, poi ero nella Costiera Amalfitana ieri a celebrare un matrimonio e avevo una prenotazione fatta a febbraio, 6:55, mi presento e mi dicono: abbiamo cancellato questo volo da più di un mese, il prossimo alle 12:30. E io lo guardo e dico: io oggi devo predicare a Milano e io partirò oggi. Mentre io dicevo così, nella mia testa stavo pensando: chi predicherà se non ci sono? E il Signore mi ha detto, mi ha parlato e mi ha detto questa parola, per questo che vi sto predicando: tu sei piena della grazia divina. E io ho detto: Signore, cosa vuol dire? Io ho pensato: piena del favore divino. Io ho detto: Dio, fammi il tuo favore, io sono tua figlia. Ed è passato il capo della Air One e mi ha detto: c'è un problema. E gli dico: sì, io devo essere a Milano. Allora dice: ma in genere avvisiamo. Dico: sono proprio, non ci avete avvisato, perché... E poi io dovevo partire da Milano per andare giù, invece sono partita da giù per andare a Napoli, quindi non hanno potuto dirmi. E mi dice: quello che posso fare è metterla in un volo alle 9:30, arriverà alle 11:20. E io gli dico: io voglio essere là alle 10:30, ci sarà un altro volo alle 7:30. E mi dice: c'è uno dell'Alitalia, però è pieno. E io lo guardo e dico: per me ci sarà un posto, perché io sono piena della grazia di Dio. E sapete una cosa? Lui è andato di là, la signorina davanti a me, tic, 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 e mi dice: è proprio pieno, non c'è nessuno. E ho detto: c'è uno che ha disdetto questa mattina e che non è venuto, perché io sono piena della grazia di Dio e ci credo. E mi guardavano così, come per dire: torna il Signore dell'Air One. E mi dice, poi non vi dico, c'era una fila chilometrica, perché sapete che oggi la gente rientra. Torna e mi dice: sono riuscito a trovarle un posto. Allora prendo le mie valigie e vado a fare il check-in. E mi dice: no, 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 faccio io il check-in per lei. Mi aspetti qua, il capo. Va là, fa il check-in per me, fa tutte le cose, mi dà il suo numero. Se dicono che lei non può entrare, questo è il mio numero. Mi faccia chiamare, mi fa la lista, mi scrive tutto e mi dice: arrivederci, è per questo che io sono qua. E il Signore mi diceva: Tu cristiano, non io pastore Roslin, tu che sei in Cristo, sei pieno della grazia di Dio, non sei come tutti gli altri, perché sei in Cristo, hai fatto una scelta di vivere con Dio, non senza Dio. Chi vive senza Dio non è pieno della sua grazia, del suo favore. Chi vive con Dio ha il favore di Dio. Maria aveva il favore di Dio perché Maria camminava con Dio. E noi che viviamo con Dio abbiamo il favore di Dio. Ogni mattina ti devi svegliare così: io ho il favore di Dio nella mia vita. Devi vivere le tue giornate pensando: qualcosa di meraviglioso oggi succederà nella mia vita, perché Dio mi ama. Lui dice: io ho pensieri di pace, di prosperità per voi, di giustizia per voi. Perché non ci crediamo? Perché ci diciamo credenti e non ci crediamo? Allora immagina quante volte abbiamo sentito questo passaggio della Bibbia che viene predicato: noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Dal momento che facciamo un patto con Cristo, noi siamo destinati a vincere. Chi ha mai, non ha mai sentito questa frase? Tutti l'hanno sentito. Allora perché quando c'è un problema nella nostra vita noi ci mettiamo a piangere? Perché quando c'è un problema dovunque, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, invece di dire: Signore, grazie, perché tu hai detto che io sono vincitore, tu mi farai vincere, perché siamo là a dire: chissà se vincerò, chissà se succederà, chissà se guarirò, chissà? Perché non ti alzi alla mattina dicendo: Dio, tu mi hai detto che io sono più che vincitore in Cristo, c'è vittoria per me in ogni circostanza? Perché invece noi che abbiamo letto, lo abbiamo letto, lo leggiamo ancora, andiamo là in Seconda Corinzi. Vi dico dov'è. Seconda Corinzia capitolo 2 verso 14. Ma grazie siano rese a Dio che sempre, dite come sempre, sempre, sempre. Che cosa vuol dire sempre? Vuol dire per tutta la vita, fino all'eternità? Vuol dire così, sempre? Vuol dire una cosa continua? Perché se non fosse continua, allora sarebbe così: rendiamo grazie a Dio che ogni tanto ci fa trionfare.
E già è una cosa carina, perché ogni tanto è sempre meglio di nulla. Però dice, noi Paolo rendiamo grazie a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo. Che cosa vuol dire essere trionfanti? Cosa vuol dire il trionfo? Vuol dire vittoria. Allora Paolo sta dicendo, sapete perché io benedico Dio? Perché lui sempre in un modo continuo che non finisce mai mi farà vincere. E dice così, e per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Tu sapevi che esiste un profumo, biblicamente parlando, che hai tu quando sei in Cristo? Si chiama il profumo di Cristo. Quando una persona mette un profumo, soprattutto d'inverno, che sono quelli che un po' rimangono, sempre se non compri dal signore che vende fuori dalla strada. Quando arrivi vicino a una persona ed è un buon profumo, tu cosa fai? Basta che ti avvicini e dici, che buon profumo. Quello che la Bibbia sta dicendo è, io ringrazio Dio perché lui mi fa trionfare sempre e dopo che mi ha fatto trionfare sempre, io emano un profumo. Di che cosa sa? Di Cristo. La gente si avvicina a te e inizia a sentire Cristo che si avvicina a loro. E poi tu gli dici il nome, così che loro possono avere anche loro. Che cosa sta dicendo Dio? Allora se noi diciamo di credere e diciamo sì, ho già letto la Bibbia, c'è gente che arriva qua e dice sì, ho già sentito tutto questo. Fantastico. Perché non lo metti in pratica visto che hai già sentito tutto? Perché una cosa è ascoltare, l'altra è comprendere e agire. E qua sta dicendo, io ringrazio Dio, lui mi farà sempre vincere. Perché quando c'è un problema economico, un problema di lavoro, qualsiasi problema, tu piangi. Ah, cosa farò? Ho l'ansia, non so come pagherò, non so come andrò, non so cosa succederà. Perché allora? Perché manchi di fede. Perché Dio sta dicendo, non so quale sia il tuo problema, può essere una roba gigantesca, ma Dio sta dicendo, io ti ho fatto più che vincitore in Cristo. Non importa come andrà a finire, magari nel momento è difficile, ma lui ti ha dato una garanzia e ti ha detto, alla fine andrà bene. Alla fine, se tu rimani in Cristo, perché se esci da Cristo andrà malissimo, è lui che fa andare bene le cose. Se tu rimani in Cristo, comunque vada, andrà bene. Allora qual è la nostra visione della fede? Molte persone ci hanno insegnato una visione sbagliata e noi dobbiamo cambiare questo. Io da sola non posso cambiare questo, noi dobbiamo cambiare insieme. Prima visione che hanno insegnato sbagliato. Tu cos'hai? Ho fede. Guardano e dicono. Cioè sei uno che va in chiesa? Ah, e dicono un poveretto, deficiente, non capito niente. Prima visione, la Bibbia dice invece che non c'è un popolo più felice sulla terra, coloro che amano Gesù, coloro che sanno dove andare a piangere, coloro che sanno dove andare a correre, coloro che sanno chi è Dio e possono parlare con Lui tutti i giorni, tutte le mattine, quando sei sotto la doccia, quando sei a letto, puoi camminare, puoi parlare con Lui e puoi ascoltare la Sua voce. È un privilegio conoscere Dio. E noi come camminiamo? Come la gente pensa? Sono cristiano. Usano la Bibbia, quella della Diodati, piccola così, per nascondersi. Cos'hai? Niente. Facciamo magari delle magliette, no? Abbiamo delle magliette che parlano di Gesù. Scegli Gesù. E uno dice, non so se vado così a lavoro. Ma vai con una roba grossa così. Perché quando noi abbiamo orgoglio di qualcosa, noi non abbiamo paura di farlo vedere. Amen. Scritto così, amo Dio. E anche se ti guardano male, la verità è che tu stai meglio di loro. E allora? Loro ti guardano male, ma tu stai bene. E quindi che ci interessa? Niente. Dillo al tuo amico, non ti deve interessare. Dio ci sta chiamando a tornare a vedere. Allora, se noi abbiamo una visione sobria di noi stessi, dite com'è, sobria di me stesso, primo step. Secondo, sapere e conoscere la visione che Dio ha di me.
E Dio ha una visione fantastica di me. Lui dice che i suoi figli sono fantastici. Lui ci ama perché siamo suoi, non per quello che facciamo, perché noi apparteniamo a Lui. Possiamo essere le peggiori persone. Se tu hai un figlio e hai avuto problemi con tuo figlio, puoi essere il peggiore figlio, ma tu non cambierai mai con quello del vicino, perché è tuo. E il tuo amore non cambia perché è tuo. Dio ci ama così. E Lui dice un'altra cosa. Lui dice così: io, parlando di noi, posso tutto. Dite: io posso tutto in colui che mi fortifica. Non da solo, ma in colui che mi fortifica. Quindi qualsiasi sia lo step che ci sia davanti a te, qualsiasi difficoltà, qualsiasi problema, Dio sta dicendo: tu ce la farai. Dillo anche a te stesso: Dio ha detto che io ce la farò, io posso farlo. E se Dio ti chiederà di fare una cosa, anche se ti sembrerà gigante, enorme per te, tu la puoi fare, perché se Dio vuole che tu lo faccia, tu puoi scalare le montagne. Lui non ha problemi con le cose grandi, siamo noi che abbiamo problemi con le cose grandi. Lui vorrebbe che ognuno di noi potesse conquistare nazioni. Il problema è che noi ci guardiamo e diciamo: io con il mio così, nelle mie ballerinine, conquisterò nazioni. Invece se ti guardi, Dio dice: tu puoi farlo. Allora ci sarà nel mondo una differenza tra coloro che credono e non credono, molto semplice. Coloro che credono riusciranno a vedere un grande territorio, andranno a conquistarlo. Coloro che non credono rimangono là. C'è gente che non vede al di là del proprio naso, si dice così? E là che guarda, che cosa vuol dire questa espressione? Che guarda solo se stesso, la propria vita, le proprie cose. Quando ce la faccio, come sono bravo, ce l'ho fatta. Quando non ce l'ho fatta, come sono cattivo, non ce l'ho fatta. Il Signore oggi ci sta dicendo: là dove sei, alza lo sguardo, guarda attorno, guarda che cosa ho per te, guarda che cosa posso fare. Svegliati alla mattina così: io sono pieno della grazia di Dio, io sono una creatura meravigliosa, Dio mi ha fatto in un modo stupendo, Lui mi ha destinato a vincere e io vincerò. C'è un problema, io lo affronto per vincere, non lo affronto per fuggire. E inizio a parlare ciò in cui credo. E quando la gente ti dice: tu non ce la farai, tu gli dici: invece mi dispiace, ma io ce la farò, e come? Perché Dio è con me. Ah, non so se potrai. E voglio dirvi un'altra cosa: dobbiamo sognare con Dio. Il mondo ha smesso di sognare. Sapete chi ha inventato il sogno? Dio. Ogni volta che tu riesci a sognare, a volte ci inventiamo anche delle cose per fuggire anche alla realtà. Questo modo è stato Dio a mettere. I desideri, vogliamo parlare dei desideri che abbiamo? A volte abbiamo dei desideri, vediamo delle cose, non abbiamo neanche il coraggio di dire: mi piacerebbe tanto fare quella cosa. Magari ti guardi, hai un'idea sobria di te, poi guardi quello che Dio dice di te e dice: perché non la posso fare? Smettiamo di sognare. No, torna a sognare, torna a credere che Dio può portarti là dove Lui vuole che tu vada. Dio ha grandi piani per noi, però ci saranno quelli che credono e quelli che non credono. Vi racconto un'ultima storia. Nel libro di Numeri noi troviamo la storia del popolo di Israele che passa nel deserto e a un certo punto Dio gli dice di entrare nella terra promessa. Sono le famose 12 spie. Dio manda 12 persone in una terra e dice: questa è la terra che voglio darvi, una terra che emana latte e miele. Immaginate gente dopo 40 anni nel deserto, a un certo punto latte e miele, wow, una bellissima terra. Noi siamo stati a Gerico, dopo tutto il deserto è un posto dove puoi ancora vedere frutti in mezzo al nulla, non si sa, è divina, una terra in mezzo al nulla che produce frutto. Loro vanno, allora tutta quella gente era un popolo unico, però non tutti hanno creduto, anche se erano un popolo, è come se fossimo tutti noi insieme, e Dio parla a tutti noi insieme dicendo: io vi voglio dare una terra che emana latte e miele, io voglio fare della tua vita qualcosa di speciale, io voglio farti crescere nel tuo lavoro, nella tua vita, voglio portarti in alto così che tu racconterai alla gente di me, porterai il mio profumo, dovunque sia, dovunque lavori. E Dio dice questo a tutti noi, però solo alcuni credono. Quello che è successo nel libro di Numeri
è che solo due di quelle 12 persone ci hanno creduto, Giosuè e Caleb, e hanno detto: io ci credo. Gli altri 10 sono tornati così: cosa avete trovato? È pieno di giganti. Come faremo a conquistare con tutti quei giganti? Come faremo a uccidere i giganti? Noi siamo deboli, noi non siamo come loro, un esercito pazzesco, tutta gente di 2 metri. Loro non erano da 40 anni nel deserto. Guardiamoci, guardaci. E dice: noi davanti a loro sembriamo delle cavalette. Sapete come sono morte quelle 10 persone? Come delle cavalette secche nel deserto, tutte 10. Sapete perché? Perché si sono visti come delle cavallette e sono morti come cavallette. L'idea che noi abbiamo di noi cambia la storia della nostra vita, e l'idea che Dio ha di noi cambia ancora di più la storia della nostra vita, perché anche se noi diciamo: Signore, io in me non ho niente, ma tu mi dici che posso fare ogni cosa, dammi qualsiasi cosa da fare, io la farò e mi presenterò e ce la farò a fare, perché tu sei il mio Dio. A volte Dio chiederà alla gente di fare delle cose che magari non hai fatto tutta la vita. Lui può chiamarti domani e tu dici: non lo so, io tutta la vita ho cantato. E Dio domani ti dice: invece voglio che tu vada a costruire delle case in Nepal. E uno dice: Signore, non c'è nessun altro qua. Proprio in Nepal. Ma io sono un cantante, perché devo andare in Nepal? Non lo so, Dio ha deciso che vai in Nepal. Sai qual è la cosa meravigliosa? È che quando tu sarai in Nepal, perché hai obbedito a Dio, lui ti darà saggezza, intelligenza, e tu inizierai a costruire case. Noi abbiamo tra l'altro anche un esempio concreto nella nostra chiesa, che è la nostra missionaria, la Francesca. La Francesca era così, un po' nel mondo dell'arte, le ultime, ha fatto un po' di tutto, tranne guidare dei cantieri, giusto Franci? E lei è là in Cambogia. Ed è lei che doveva seguire, Dio l'ha chiamata in Cambogia, prima, e io in Cambogia. Quando io gli avevo detto che secondo quello che Dio aveva messo nel mio cuore, lei sarebbe stata una missionaria, lei ci è rimasta male. Come per dire: tutto qua, quello che Dio ha per me. Oggi è fantastico, quando sono stata là, la Francia mi diceva, poi lei testimonierà prima di partire e ci racconterà personalmente, ci diceva quanto si sente al posto giusto, facendo la cosa giusta, nel momento giusto, contenta di farlo. Perché Dio lo può fare, e l'abbiamo vista seguire la costruzione di una scuola. Quando mai nella sua testa avrebbe potuto immaginare che Dio poteva fare una cosa così con la sua vita? Quando mai, Franci, hai sognato di notte? Mai, mai zero. Io a volte penso a me, io non ero una persona ambiziosa quando ho conosciuto Gesù. C'è tanta gente che conosce Gesù dopo 2 mesi, dicono: io cosa sarò, apostolo, profeta, conquista? Io zero, io volevo servire Dio e evangelizzare. A me andava bene evangelizzare dovunque, tranquilla. Chi avrebbe mai detto? Dio. Ma quando lui ci chiede di fare una cosa, se noi diciamo di sì e crediamo che lui può compiere in noi la sua opera, lui fa cose pazzesche della nostra vita, e lui può cambiare anche la direzione della tua vita se tu lo segui. Però devi iniziare a vedere, devi iniziare a credere in quello che lui sta dicendo, devi alzarti in fede e devi iniziare a parlare in fede. È impossibile che conosciamo il Signore e siamo sempre là a piangerci addosso. C'è qualcosa che non funziona. Io sento la gente che si piange addosso nel mondo, gente che non conosce Dio, che dice: cos'hai? Hai un sacco di problemi. E allora dico: hai ragione, giusto. Non vuol dire che il credente non ha problemi, ne abbiamo un sacco, però abbiamo Dio. Ed è diverso avere un sacco di problemi e non avere nessuno, avere un sacco di problemi e avere il proprietario del mondo, dell'oro e dell'argento, che non solo è il tuo amico ma è tuo padre. C'è una differenza, no? È come se abbiamo due, uno è figlio di Berlusconi e l'altro del signore dell'operaio ultimo. Tutte e due hanno un debito, questo un po' si rilassa, giusto? E l'altro invece non dorme di notte, quindi dice: come farò a pagare? Però questo un po' si rilassa, perché sa che cosa c'è dietro di lui. Non avrà le notti insonne per quelli 300 euro che non è riuscito a pagare. Amen. Tu sei questo, molto più di Berlusconi, Obama, Obeme, quello che volete. Molto, ma molto, ma molto più. Amen. E vi voglio raccontare che atteggiamento dovete avere. Alcuni anni fa, nel 2001, era il 1º aprile, io sono stata a cena
con la Vannoni a casa di Berlusconi, che voleva sentire il suo parere su alcune canzoni che aveva fatto con Apicella. Come io pregavo da 9 anni per parlare di Gesù a lui, io l'ho obbligata a portarmi praticamente. Quando io ero là e dicevo: proprietà di mio padre, in prestito. Perché non è che mi stavo raccontando, io davvero, e non mi sento meno di nessuno, non perché sono orgogliosa, io so di essere figlia del re dei re, del signore dei signori. Una persona ricca non mi spaventa, una persona famosa non mi spaventa, sono io, devono essere loro imbarazzati, perché io sono figlia del re dei re, signore dei signori, proprietario del mondo, dell'oro e dell'argento. È un onore per te conoscermi. Amen. C'è un pastore nostro amico che lui, con questa visione di fede, scherza sempre così. Lui ti dà la mano e dice: sei contento di conoscermi? È un onore per te. Io so che noi stiamo scherzando, ma è seria la cosa. È seria perché Dio ci sta chiamando a credere. Non è un libro di favole questo. Alcuni dicono: sì, io più o meno l'ho già letta la Bibbia. Interessante. Non è un libro. È il libro. Dio ti ha lasciato scritto chi tu sei, che cosa vuole da te, che cosa puoi fare. E lui ha detto: non c'è un limite. Però che cosa stai riuscendo a vedere tu? Là da dove sei, alzati. La prima cosa che lui dice: alzati. Non stare in questa posizione così. Seduto, non c'è una sedia. Cosa Dio vuole da te? Boh. Dai che andiamo a pregare oggi. Vado a prendere un caffè, sento male. E arrivate qua la domenica. E magari Giulia: dai! Io vedo da qua, faccio finta, per questo chiudo gli occhi. Perché poi ci sono le evangelichesi, no? Che alzano la mano controllando tutta la chiesa. Ah, perché sono convinti di pregare, non c'è un potere magico nella mano che esce la preghiera dalla palma. Sono là che guardano e guardano. Chissà se è arrivato. Sei davanti al re dei re, al Signore dei Signori, colui che merita onore, lode, applausi. Dovremmo ringraziarlo tutti i giorni solo per un motivo, perché lui è morto per noi sulla croce. Anche se va tutto male, anche se facesse tutto schifo, schifissimo, noi dobbiamo avere buon umore perché lui sulla croce è morto per me. Io conosco Dio, lo ascolto, lui è per me, mi ha garantito vittoria. Solo per questo. E se ti diranno: sei pazzo, la tua vita è uno schifo, tu dici: sì, ma finirà bene, perché lui ha promesso. Tranquilli, non so, ma in qualche modo noi ce la faremo. Amen. Dio ci vuole così. Questa mattina, non so se avete notato, dove io subito ho detto: per me c'è un posto, stavo già pensando a chi avrebbe predicato. Il Signore mi ha detto: Ciccia, hai appena dichiarato fede con la bocca, mentre qua ero già: chi faccio, chiamo? Ricordati che sei piena della mia grazia, il mio favore su di te. E voglio finire di raccontare la storia, che mi manca un pezzo. Arriva una coppia di fianco a me dopo 2 secondi e dicono: abbiamo il volo per Milano delle 6:55. Lo stesso mi guarda e mi dice: signora, non so cosa possiamo fare, si mette nella fila dell'Alitalia e vediamo cosa possono fare per lei. E io avevo il favore di Dio, perché io lo conosco. E perché poi avevo un appuntamento a Milano e Dio lo sapeva, magari quelli là potevano scialare fino a mezzogiorno. Amen. Non è una favola, dillo al tuo amico, non è una favola. Alzati dentro, alzati dentro. Dentro, sapete cosa vuol dire alzarsi dentro? Vuol dire prendere una posizione dentro di te, non fuori. È come essere in ginocchio. C'è gente che prega così. Io l'ho già fatto per anni, però il cuore in piedi, pieno d'orgoglio. Quando noi ci inginocchiamo, è qua che ti devi inginocchiare. Puoi anche stare così, ma qua dentro è: Dio, fai quello che vuoi, ci sono, ti seguo, ti voglio. È qua che conta. Tutto il resto è apparenza, l'uomo guarda e dice: ah, che bello, guarda che santa, è in ginocchio. Io addirittura 2 calli, uno qua,
perché quando ero cattolica credevo che bisognava pregare in ginocchio, per alcune volte dormivo e dormivo in ginocchio. Ormai avevo questa tecnica indo-pakistana, avevo le ginocchia di ferro. È vero, una volta ho dormito 6 ore in ginocchio, mi sono svegliata, avevo la cancrena. Però vi voglio garantire, non mi sono svegliata santa, mi sono svegliata solo con un gran male alle ginocchia. È qua dentro che ci si inginocchia, ci ho messo un po', 2 cali per imparare. Però ho imparato. Qua dentro, dove devi alzarti, è qua dentro. È qua che devi dire, io voglio prendere una decisione, voglio essere una persona che vive nella vittoria di Dio. Allora perché Dio vuole che io viva in vittoria? Cosa vai a raccontare alla gente? Ciao, io conosco Gesù, magari quello è quasi più felice di te. Io conosco Gesù, la mia vita è un incubo, mio padre non mi guarda, mia madre non mi vuole bene, non ho soldi, non ho lavoro, mi puoi aiutare? Io sono cristiano, viva Gesù, vuoi una Bibbia? Chi è che ci crederà in questo cristianesimo che non vale un tubo? Perché il cristianesimo deve cambiare la tua vita, se no non vale niente, tutta religione, la religione che costa poco alla fine. La gente deve vedere, deve guardarti e deve dire, ma come mai sei così felice? Una volta una persona mi guarda e mi dice, la felicità non esiste, io non ho mai conosciuto una persona felice nella mia vita. Gli ho detto, piacere, io sono la sua prima scelta. La gente deve sapere, e non è perché non abbiamo problemi, amen, ne abbiamo una marea. Però noi crediamo in un Dio meraviglioso, grande, che vuole che noi viviamo bene, vuole, che non vuol dire che non ci sono problemi. Che non vuol dire che devi diventare miliardario. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che avrai tutto ciò che necessiti perché sei in Dio. Il giusto non mendicherà mai il pane, dice la parola di Dio. E molti giusti lo stanno mendicando perché non riescono a vedere la visione di Dio nella parola di Dio. Alziamoci. Ti sei fatta la domanda, hai già la risposta? Tu cosa vedi? Tu avrai quello che riesci a vedere. Io sono già anziano, vedo davanti a me niente, ormai ho già dato. Sarà così la tua vita. Non importa, ne puoi avere 115. Il mio Dio ha sempre un piano meraviglioso per me. Io ho visto della gente credente fare delle cose assurde. Ho letto di un matrimonio di una donna a 98 anni, lui 102, che si sono sposati perché credevano che avrebbero fatto. E alcuni già si tirano indietro, dicono figurati se io a 98 trovo l'amore della mia vita. Perché no? Dov'è che c'è scritto? Da nessuna parte. Quella donna ha creduto e è uscito anche sul giornale della Chiesa, perché la sua testimonianza era una testimonianza di fede, lei era imperterrita, ha detto prima che lascio questa terra un altro matrimonino me lo faccio. Allora, è ovvio che non tutti, perché non tutti hanno creduto, però lei ci ha creduto. Non tutti sono entrati nella terra promessa, ma Giosuè e Caleb sì. Ma la maggior parte del popolo è morta nel deserto perché continuavano, anche se Dio gli diceva dai che io vi do la terra promessa. Ah, noi non ce la facciamo mai, e va bene. Scegli oggi che ce la fai perché Dio vuole che tu ce la faccia in qualsiasi cosa tu fai nella tua vita. Lui vuole che tu ce la faccia nello studio. Devi farcela, Dio vuole. Prendi forza in Lui. Ah, per me è difficile, anche per me è difficile. Noi non siamo super. Ma Lui è super. Noi siamo 0, ma Lui è 1. E io credo che se Lui è davanti con tutti gli 0, sai quanto ne facciamo? Tanto. Ma proprio tanto. Quando tu leggi la parola di Dio, tu vedi un sacco di testimonianze così. Paolo in prigione. Paolo e Sila, incatenati. La Bibbia dice Paolo e Sila erano in prigione, hanno iniziato a piangere. Perché? Noi che ti serviamo ci hanno messo in prigione, moriremo, Signore, abbi misericordia. È così che c'è scritto? Mettono Paolo e Sila in prigione, cosa c'è scritto? E cantavano e gridavano e dicevano Dio ti benedico, ma erano in prigione. Uno dice come fai a benedire Dio in prigione? Avevano capito la visione di Dio, hanno pensato noi vinceremo. Sapete come finisce la storia? C'è un terremoto
che non porta morti. C'è un terremoto, trema tutto, la cella si apre. E questa non è una storia, è una storia vera. Tutta la Chiesa di Dio li ha visti. I carcerieri, all'epoca, se ti facevano uscire, dopo ti ammazzavano. Si è convertito. Perché Dio onora coloro che lo onorano. Se Paolo si fosse messo a piangere, proprio perché è capitato a me? E lui era ancora là in prigione. La storia di Paolo è morto in prigione, lui e Sila, secchi, dopo anni. Invece ha scritto un terzo di tutta la Bibbia. Perché Dio è fantastico. È l'unica volta che Dio l'ha lasciato là in prigione e non l'ha liberato, perché una volta l'ha liberato, l'altra l'ha lasciato in prigione. Uno dice, perché non ha liberato la seconda volta? Ha scritto tutto il Nuovo Testamento quando era là. Perché Dio ha sempre un motivo, anche quando noi non capiamo. Lui voleva andare in Spagna, non c'è andato, è rimasto in prigione a scrivere delle lettere che oggi si leggono in tutta la Spagna, in tutti i paesi che parlano in lingua spagnola, portoghese, francese e così via. Lui pensava, vado in una nazione, Dio ha detto fermo, perché ti farò andare in tutte le nazioni. Lui ha sempre un buon proposito per noi, ha piani buoni per la tua vita. Oggi alziamo la nostra testa e benediciamo il suo nome. Signore, noi siamo alla tua presenza questa mattina. Tu ci stai parlando e ci stai dicendo tornate alla fede. Questa parola echeggia nelle mie orecchie tutti i giorni. Leggete cose che parla della fede. È un movimento di fede che porterà il risveglio in questa nazione. Nient'altro. Un movimento equilibrato di fede. Gente che crede, perché è per fede che si ottengono le promesse. E Dio, noi per fede vogliamo raccontare all'Italia che lo stesso Dio della Bibbia è ancora vivo nei giorni d'oggi e può ancora fare segni, prodigi e miracoli in mezzo a noi. Qualsiasi sia il problema della tua vita oggi, qualsiasi siano le difficoltà, alza gli occhi là da dove sei e inizia a vedere quello che Dio ha per te. Dio ha buone cose per te. Lui ha un buon futuro per te. Lui ha una buona vita per te. Anche se adesso sembra che non finirà il tuo problema, io voglio dirti che finirà se tu continui, se tu non lasci Cristo. Il tuo problema finirà, perché Lui è buono, perché Lui ci fa fare degli incontri sovrannaturali per aiutarci quando noi non ce la facciamo da soli. Non abbandonare, aggrappati a Gesù. Aggrappati alla fede, aggrappati a Lui e corri. Che cosa riesci a vedere? Inizia a parlare con Dio della tua vita. Inizia a chiedergli tutto ciò di cui tu hai bisogno, credendo che tu hai il favore divino su di te, credendo che tu hai la grazia divina su di te. Hai il favore di Dio. Avere il favore di Dio non è poca cosa. Hai il favore di Dio per le tue finanze, credilo oggi. Hai il favore di Dio per la tua famiglia, credilo oggi. Lui, se tu non ce la fai da solo, manderà sempre qualcuno per aiutarti. Hai il favore di Dio là dove sei, perché sei suo figlio, perché hai invitato Gesù nella tua vita. E se non lo hai fatto, io voglio invitarti a venire qua davanti oggi a dare la tua vita a Gesù. Se tu non hai mai fatto un patto con Cristo, se cammini da solo, senza forze, io voglio invitarti a venire qua davanti e dire: Dio, voglio prendere la tua mano, voglio camminare con te, aiutami. Non mi interessa che cosa ti hanno detto di Dio, ci hanno detto un sacco di cavolate che non c'entrano niente con la Bibbia. Se sei qua oggi per la prima volta, o se sei venuto altre volte e non hai mai fatto un patto con Lui, non ti sei mai unito a Lui, non hai mai dato la tua vita a Gesù, questo è un buon momento perché tu lo faccia. Puoi uscire dal tuo posto e venire qua a dire: Dio, io ti voglio, cambia la mia storia, perché Dio non ti dà solo una coccolina nel cuore, Lui cambia la storia. Anche tu da sola, se è la prima volta che sei qua, se sei già venuto e dici: sì, io cammino da solo, so che Dio c'è, anche il diavolo lo sa, questo non fa di lui un credente.
Esci dal tuo posto oggi e di, vieni a dare la tua vita a Gesù. Chiedi a qualcuno che ti ha portato, che è vicino a te, se fai fatica a venire da solo, digli: vieni con me davanti, io voglio permettere a Dio di entrare nella mia storia. Sapete, è una vergogna rimanere come siamo, non è una vergogna cambiare, non è una vergogna aver bisogno di qualcuno, non è una vergogna necessitare, avere necessità nel cuore che qualcuno ci aiuti. È una vergogna rimanere come siamo, senza riuscire a cambiare, senza forza. Inizia a chiedere a Dio oggi. Esci dal tuo posto e vieni a dire: Dio, fai un patto con me, trasforma la mia storia, trasforma la mia esistenza, perché Lui lo può fare, Lui lo vuole fare. Da dovunque sei, senza guardare chi è attorno. Sapete, noi ci presentiamo davanti a Dio da soli. Tuo amico non ci sarà, né la tua famiglia, ci sarà Lui. Vieni oggi a dire: Dio, io voglio dare la mia vita a te. Non voglio più camminare da solo, da sola, io voglio camminare insieme. Lascia da parte ogni giudizio che non ti ha mai portato a niente. Invita Gesù e digli: prendi la mia mano, corri con me. Io non voglio una vita mediocre, io voglio una vita che valga la pena. Io non voglio una vita mediocre, io voglio una vita di successo in te. Chiudiamo i nostri occhi. E anche se tu hai già dato la tua vita a Gesù, digli che ancora oggi la ridaresti. Digli: io ancora oggi ti accetterei. Io ancora oggi correrei per te, Signore. Io ancora oggi darei la mia vita a te. Vieni qua davanti oggi, il Signore è qua con noi. Non è una vergogna credere, è una vergogna non credere più a niente. Quando tu smetti di credere sei diventato come tutti gli altri. Nessuno. Dio può aggiungere nella nostra vita. Chiudiamo i nostri occhi e facciamo questa preghiera insieme. Se tu vuoi, ripetila con me. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato. Io oggi, con la libertà che tu mi hai dato, scelgo di seguirti e ti invito a fare un patto con me. Tu guiderai questo patto e io ti seguirò. Io ho bisogno di te. Cambia la mia storia. Io ti dono la mia vita e scelgo oggi di fare di te il Signore della mia vita, il proprietario. Io sono tuo. Usami, guidami, aiutami. Padre, noi preghiamo per queste persone che sono qua oggi. Noi vogliamo comandare che ogni sentimento di sconfitta e di fallimento abbandoni la loro vita. Noi comandiamo oggi a questi sentimenti di allontanarsi da voi, nel nome di Gesù. Noi chiamiamo la tua gloria su di loro, noi chiamiamo il tuo amore su di loro, noi chiamiamo la tua presenza su di loro, nel nome di Gesù. Iniziate a pregare per le persone che sono qua davanti e liberate la grazia di Dio, il favore divino, il favore divino, il favore divino. Chiudi i tuoi occhi, stai alla sua presenza, anche tu che sei qua, e preghiamo. Anche tu che sei arrivato alla fine, Dio ha un piano per la tua vita. Lui conosce la sete del tuo cuore, Lui sa che tu hai bisogno di Lui. Dai la tua vita a Gesù oggi. Non esitare. Permetti a Dio di agire nella tua storia. Permetti a Dio di cambiare la tua storia. Tu
invece che già lo conosci, hai fatto un patto con Cristo, noi oggi prenderemo del pane e del vino e celebreremo la cena del Signore. In via eccezionale, anche se non sei stato battezzato, se tu davvero hai fatto una scelta per Gesù e lo vuoi seguire per tutta la vita, puoi prendere del pane e del vino con noi oggi. Ci saranno i battesimi nella seconda settimana di giugno in una bellissima casa con la piscina. È la casa di Max Friso quest'anno. Tutti coloro che hanno già accettato Gesù, tu che hai deciso di seguirlo, hai rinunciato al peccato, stai vivendo una vita santa, degna di Dio, puoi prendere del pane e del vino. Se vivi in una situazione ambigua, non farlo. Tenete la mano alzata, tutti coloro che vogliono fare la cena del Signore, il servizio d'ordine passerà, vi porterà del pane e del vino, lo tenete là in mano che noi chiuderemo il culto prendendo del pane e del vino e celebrando Gesù. La parola di Dio dice, facciamo silenzio un attimo, che nella notte in cui Gesù fu tradito, lui ha preso il pane, lo ha spezzato, lo ha rotto per parlare di ciò che sarebbe successo a lui e ha detto: questo è il mio corpo offerto per voi. E poi dice che allo stesso modo lui prende il calice, c'era il vino che simboleggiava il suo sangue, e dice: questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, faccio un nuovo patto con te, fate questo in memoria di me. Quindi oggi noi prendiamo del pane e prendiamo del vino, che è un simbolo però molto importante, perché stiamo ricordando ciò che Gesù ha fatto. Lui ci ha detto di ricordarlo, lui ci ha detto: voglio che vi ricordiate che io ho fatto un patto con voi. E anche quando noi siamo infedeli, lui sarà fedele. Là in Timoteo, anche quando noi siamo infedeli, lui continua ad essere fedele. Quando prenderai il pane e il vino, che è succo d'uva, ricordati, 2000 anni fa su una croce, Gesù ha scelto di morire per darti una vita in abbondanza. Io sono venuto perché abbiate vita e vita in abbondanza. Voglio che tu straviva, è quello che lui ci ha detto. Voglio che tu straviva una vita fantastica, anche in mezzo alle difficoltà. Per questo prendi il pane e il vino. La parola di Dio dice che noi possiamo anche essere guariti, però possiamo anche essere malati se lo prendiamo indegnamente. Quindi se sei malato oggi, se c'è una malattia nel tuo fisico, qualsiasi sia il tuo problema, rivendica di: Signore, io non so come risolvere, ma ho fatto un patto con te e tu sei Dio. Prendo da te la guarigione, prendo da te il perdono, prendo da te la prosperità, prendo da te la grazia che mi manca. E poi prendi il pane e il vino, il succo d'uva, e celebralo. Tu bevi la sua morte, lui ha bevuto la nostra morte, perché noi possiamo oggi bere la vita. Lui è morto al mio posto perché io oggi vivessi al suo. Per questo prendi del pane e del vino celebrando il Signore Gesù. Thank you.
alzati là dove sei. Quello che tu vedi sarà tuo. Entra nella visione di Dio per te. Lui ha stabilito un patto con noi e noi gioiamo di questo. Alleluia. Dichiaralo con me se vuoi. Io credo in ciò che dice la parola di Dio. Io so che Lui mi porterà sempre in trionfo. Per questo credo che anche nei momenti più duri la gioia di Dio sarà nel mio cuore e io avrò forza per resistere, per correre e per vincere, perché so in chi ho creduto. Sono certo che la presenza di Dio è dentro di me, che Gesù Cristo è morto sulla croce per me e che sono più che vincitore, più di un vincitore normale, perché io vinco per fede. Alleluia. Guarda la persona che è vicino a te, digli oggi, alza i tuoi occhi, guarda più in là, guarda più in là, guarda più in là. Alleluia. Anche la terra e tutti i mari tremeranno, anche il vento e le sue ali si alzeranno. Il mio cuore si fiderà solo di te, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu mi sostieni, aiuti, la tua forza scorre dentro le mie vene. Non temerò ciò che può recarmi danno, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu, mio rifugio, sei la mia fortezza. Anche il vento e le sue ali si alzeranno. Il mio cuore si fiderà solo di te, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu mi sostieni, mi sollevi, mi aiuti, la tua forza scorre dentro le mie vene. Non temerò ciò che può recarmi danno, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu, mio rifugio, sei la mia fortezza. Sei la mia
la terra e tutti i mari tremeranno, anche il vento e le sue ali si alzeranno. Il mio cuore si fiderà solo di te, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu mi sostieni, mi sollevi, mi aiuti, la tua forza scorre dentro le mie vene. Non temerò ciò che può recarmi danno, soltanto tu sei qui con me al mio fianco. Tu, mio rifugio, sei la mia fortezza. Canterò, ballerò, mi rallegrerò in te. Tu, mio rifugio, sei la mia fortezza. Canterò, ballerò, mi rallegrerò in te. Canterò, ballerò, mi rallegrerò in te. Canterò, ballerò, mi rallegrerò in te. Grazie a voi, grazie di cuore.